Questo signore è un uomo di valore direttamente proporzionale alla sua stazza, Giorgio Ariani. Ce l'ho fatta. Mario Salinelli, c'ha un bel golf e due belle spalle. Io intanto devo salutare subito quelli della linea Leonardo, perché sono scappato, mi sono operato al naso e sono scappato dall'ospedale apposta per venire a ritirare il premio, che voglio salutarli perché sono stati bravissimi, mi hanno rimesso un sesto, un respiravo, ora respiro peggio, però ci sono uguale. E poi volevo notare la fatica che voi, parlo del pubblico, non di voi a casa, fate nel battere le mani. Se non sapete, battendo le mani muovete l'aria, vi rinfrescate, perché sono tutti così, tutti, è vero, no? È possibile. Poi tanto tu vuoi io ti faccia 5 minuti di bischerate detta la fiorentina, ma volevo, mi è piaciuto Brandi Marte perché ha detto una cosa, in fondo noi fiorentini siamo un po' una razza fatta a questa maniera, forse un po' troppo orgogliosi se tu vuoi, ma siamo veri, e mi piaceva molto che l'ha detto Brandi Marte. Cioè. E poi tu mi piaci te, perché da Senese non me l'aspettavo, tu ami quasi più Firenze di Siena. Ma Siena è una grandissima città, molto bella, ma devo, certo, devo dire che mentre i senesi hanno qualche cosa da rimproverare ai fiorentini per la battaglia di Montaperti, come i grossetani hanno cose da rimproverare ai senesi, non so per quale ragione, perché facevano parte della provincia di Siena anticamente, ai fiorentini non gli interessa niente né di Siena né di Grosseto. No, devo dire, no, ma a questo punto non dovrei io sentirmi, vorrei alimentare polemiche. No, dovrei, certo, sentirmi, certo, sminuito. Io invece ci sono stato felicemente inserito in questo tessuto fiorentino. Sai che mi piacerebbe? Per rifare la battaglia a Montaperti, un modo ci sarebbe: regalare a Senesi per 2 anni l'assessore ai traffico, ci sa a Firenze. E ci si spara di sicuro, guarda. Pensa che io ho tanti amici a Empoli, infatti era Empoli a farmi operare il naso, e l'era assessore a Empoli prima, ce l'hanno rivocata a noi. Chi lo sa come mai siamo messi. Caro senatore Bausi, lettera aperta ad un ciccione qualunque, può parlare anche dei ciccioni, ma dai, ce lo sta aeroporto. Dio, possibile, ci sta anche lo Spadolineide, che è un altro rappresentante dei falsi magri, e potrebbe fare qualche cosa. Insomma, Dio, siamo rovinati. La città mi faceva effetto pensare, 72 fiorentini su 100 in uomini importanti. Ragazzi, si è fatto finta per discendere, però. Insomma, perché siamo fermi. Io come vado in giro, sono in giro. Anzi, ti ringrazio perché il premio me l'ha dato, perché stavo in media, una zingara mi ha detto, abbiamo fatto 200 repliche, si riparte il 3 di ottobre da Torino, con questa media di Terzoli e Vaimi e Targaha, Garinè, Giovanni di Settimo, con Gino Bramieri, Paola Quattrini e io, e siamo stati anche a Firenze alla Pergola, si fa il secondo anno, venite a Roma, assistina a trovarmi o a Milano. Vabbè. Però Dio, quando torno a casa e ho dei problemi, tutte le volte, o quando devo ripartire, io vado a pigliare l'aeroplano, come mi vedano arrivare, vedi la mole e parte solo gli ATR, tutte le volte mi fa, che rivola con noi? Sì, faccia la cortesia, la si mettano in mezzo, se no si aggiudala. E vorrei... Visto che ho aperto sto discorso, io vorrei difendere una volta per tutte la libertà d'essere grassi, visto che io l'ho attraversato i due periodi, sono stato magro fino al matrimonio, ero 78 kg, mi sono sposato, la mia moglie l'ha fatto 3 figlioli, io sono grasso, lei ha ancora una taglia rata altro, però voglio dire, lasciatecela questa libertà, perché la Vanna Marchi coi ciccioni l'ha fatto miliardi, e questa ciccioni fate schifo, d'accordo? D'accordo con chi? Perché è una tragedia, ragazzi. E tu influenzi la gente, tu si fa di razzismo, è incredibile. La mamma per la strada con il bambino, guarda, se non tu fai bravo tu diventi come lui, eh? È sempre perché sono grasso, capito? A parte mi è successo anche di peggio. Di una donna a un bambino di 8 mesi, 8 mesi, Dio, l'ha visto. Oh, aspetti, venga qua.
Vivo lì, guarda il bambellino e questo bambino: l'ha visto che è lui? L'ha visto? Questo bambino mi ha guardato, l'ha cominciato a piangere, l'ha riconosciuto. Io, parte di lui. Altro fatto, io sto al sesto piano, è sempre colpa di quelli che odiano Ciccioni. L'altro giorno arrivo per prendere l'ascensore, c'era già questa signora, la stava entrando, 50 chili scarsi. Ah, buongiorno, che sale anche lei? Sì, a che piano la va? Al sesto. Oi oi, fino in cima insieme, e andava da quella accanto a me. Ma poi l'ha voluto far vedere lei, la faceva indifferente, la mi guardava e poi la guardava portata 430 chili, sai? E la calcolava. E io capii che la faceva, la voleva calcolare, se io pesavo 380 chili, la differenza tra lei e la... Le, proprio un dramma fisso. Ai mare, è finita ora la stagione dei bagni. O lasciateci pigliare il sole anche a noi, già si fa schifo un costume a bagno. Io mi ero anche addormentato, ma addormento sempre, infatti diventa ragosta davanti e sogliola di dietro, un sesso bianco proprio schifoso. E mi ero addormentato, mi sono svegliato, avevo 30 facce tutto intorno, con un bambino fa: respira ancora, ributtiamolo in mare. Ma avevano preso per un balenottero, ti rendi conto? Sì. E poi un altro bambino: se è morto non va buttato via, perché mi ha detto la mia mamma che quel grasso si fa il lucido da scarpe. Capito? Tutto così. È un dramma. Vivere da Ciccioni è veramente una fatica, a parte portarci dietro chili, ma è una fatica perché... Uno mi ha detto anche: Ariano, non ti preoccupare, tu devi un po' dimagrire, ma c'è un sistema facilissimo, piglia le fave di fuca. Io preferirei la pisella e la Samantha. Capisci? Sì. Però a un certo momento ho detto: vabbè, allora farò anche... Insomma. E sono andato a farmi vedere da un medico. Dico: e che fo? In questo stato non ce la fo più. Vado in Svizzera. E ora ve la ridico, perché gli ho detto ai dottore: in questo stato non ce la fo più. E lui: vada in Svizzera. La ridico. In questo stato. E sono andato in Svizzera. Sono arrivato a questa clinica stupenda, mi ha detto: faccia subito l'assegno. Come faccia subito? Abbiamo pazienza. Non so nemmeno come va, nemmeno noi si sa come va a finire. Lei ci faccia l'assegno. E io ho fatto questo assegno, poi mi hanno fatto entrare in questa stanza stupenda, un salotto proprio. E mi sono detto: beh, buio. Proprio si è spenta la luce, è buio. Ho detto: boh, sarà una terapia per far dimagrire. Si è accesa la luce, una ragazza stupenda, proprio bella. La mamma guardava e mi ha detto: se mi figli sarò tua. Ho principiato a correre, guarda, l'avevo quasi proprio quasi attanagliata, sai, proprio 30 secondi solo alla luce accesa, fum, buio. E nel buio ho riflettuto, ho detto: ah, questo che fanno? Ti fanno correre, non tu te ne accorgi, tu studi come un pazzo, e così tu dimagrisci. Se riaccesa la luce, lei era tutta nuda. Se mi figli sarò tua, ma davvero? Poi ora ti piglio io. Ho cominciato a correre, giuro Mario, ero proprio arrivato a contatto, buio, 30 secondi soli la luce accesa. Un parto più da qui, hai buio, ho detto: ora fo tre passi avanti, così sono già lì. Si è riaccesa la luce, un negro tutto nudo, se di biglio. 3 minuti la luce accesa. Io ora lascerei perdere un attimo questo discorso dei... A parte ho ricevuto anche una lettera di solidarietà, perché io quest'estate che è finita ormai, insomma, ho portato in giro questo spettacolo, anche i grassi hanno un'anima, proprio a difesa della categoria, e ho avuto anche una lettera che me la sono portata dietro di una donna che la mi ha scritto due righe e mi ha fatto molto piacere. Anche lei falsa magra: carissima Ariani, sono una falsa magra, nel senso che sono grassa, proprio nostra fiorentina. Pensi, una volta avevo due seni, ma così importanti che se mi giravo all'improvviso spaccavo le porte.
e me le chiedevano per i mercati, le fiere, le sagre. Io non so che. Oggi purtroppo, sa, con l'età, le tette ce l'ho ancora, solo le porto dentro i collanta a vita alta. E tira avanti, pensi c'è anche qualche ragazzo che per la strada mi fa la battuta. Incredibile, una donna lascia la pancia o la divisa in mezzo. Vabbè, ma io mi sono portato dietro un altro cerotto. Dici che le... Ecco, questo mi saluto. Siccome io conosco Mario Salinelli da anni, infatti lui anni fa mi dette anche un premio gran simpatico, e gente come Mario, non perché mi premia, ma andrebbe incoraggiata, perché io mi ricordo il premio forse più importante, lui ha creato la festa degli innamorati, quando lui dava il premio alla coppia, ad esempio una a caso stasera, il Narciso Parigi e la sua moglie, che è una donna, eccola lì, tutte le volte la vedo le meglio, infatti penso tra un po' io tu ritorno all'asilo, perché vabbè, e questo premio, allora io ho detto, siccome Mario non c'è premiazione che non legga una sua poesia o non ce la dica, e stasera l'ha cercato, ma l'appoggio della moglie, mi sono ricordato l'inizio. Lo so. Tagliente la lingua, ecco. La bocca irridente, beffarda l'arguzia, la critica pronta e becero il gioco. E l'era, capito? Io lo so che Mario c'ha la poesia, allora io ho detto, lo dicevo alla mia moglie, ho portato una poesia anch'io, l'ho scritta apposta quando Mario mi ha detto, sai, ti si dà il premio. Allora io dico, il Mario legge le poesie e gliene leggo una anche io. Mi sono svegliato, cercherò di usare la voce come la usa Mario, proprio, sai, con il diaframma, con tutto, a parte un respiro, che mi sono svegliato una mattina e l'era tutto rosso, l'erba rossa, la terra rossa, la sabbia rossa, il mar rosso, le case rosse, le macchine rosse, tutto rosso. Ci ho pensato un po', poi tra me ho detto, sai che io ritorno a letto, l'è troppo pericoloso, c'è Tori e tirano le cornate da tutte le parti.